È ovvio che nel centrodestra ci sia una certa tensione e anche la lotta per la leadership, vista l'evidente crescita di Fratelli d'Italia. C'entra relativamente con le questioni milanesi, ma un po' si rifletteranno sulle questioni milanesi. Quello che posso dire è che il centro-sinistra in questo momento mi sembra più compatto. Detto ciò, ritorniamo ai problemi e qui siamo qua a vedere anche i problemi della città. Io spero che il confronto sarà sulle diverse visioni delle città, su proposte, non sull'enunciazione dei problemi. Ed è semplicemente quello che stiamo cercando di fare. Ma da che pulpito, dai, replico solamente dicendo da che pulpito, insomma, non credo che Berlusconi abbia mai messo piede in una periferia milanese, adesso sono diventati tutti maestri. Posso accettare critiche e suggerimenti da persone che abitano qui, da Berlusconi, direi che proprio non è il caso.